Benvenuti ad un nuovo appuntamento con 120 secondi di fede, arte e cultura. A Giovinazzo, nella maggiore piazza centrale, si erge l'imponente edificio in stile neoclassico, la Chiesa di San Domenico. Al suo interno sono custodite preziose tele settecentesche di pittori giovinazzesi. Nella città di Giovinazzo, in provincia di Bari, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, la chiesa di San Domenico padroneggia in tutta la sua maestosità e imponenza. Fu costruita tra il 1622 e il 1703, grazie alla generosa eredità lasciata dal primicerio Don Giuseppe Buonomo in favore dell'ordine dei frati predicatori. Il progetto della struttura con annesso convento fu affidato al converso domenicano Fra Ludovico Iacchini. L'elegante facciata in pietra locale mostra un portale squadrato che termina in una lunetta sormontata da un timpano triangolare, sopra il quale campeggia una bifora racchiusa in una raffinata cornice ad arco. Al lato del portale ci sono due finestre con arco a tutto sesto, mentre l'alta fronte è incisa da una sobria cornice dentata. Altre due finestre con arco a tutto sesto fiancheggiano il portale. Nel punto più centrale, la lunetta è impreziosita da un bassorilievo in maiolica raffigurante San Domenico a mezzo busto, che spicca sullo sfondo blu, creando un gioco armonioso di luci e colori sulla facciata monocroma. Al suo interno la chiesa si presenta con pianta a croce latina, una navata centrale molto slanciata e due laterali, chiuse da una volta ribassata rispetto sia a quella della navata centrale che del transetto, da cui si sviluppa la cupola. Il pavimento e gli altari sono in pietra locale e in stile settecentesco, tipico dell'Italia meridionale. Al centro del presbiterio vi è l'altare maggiore rivestito di stucco lucido marmorizzato. La bussola d'ingresso è decorata in stile barocco ed è sormontata da un prezioso acroterio ad intaglio dorato. Sulle due grandi porte è dipinta un'opera di pregio, la cacciata dei mercanti dal tempio. Nella navata laterale destra è possibile ammirare la tela raffigurante la Santissima Trinità e i Santi Domenicani, attribuita a Saverio de Musso nel 1734. A seguire il secondo altare in marmo e con intarsio policromo è dedicato a San Giuseppe. Nel terzo altare è affissa la tela raffigurante il trionfo di San Domenico con gli apostoli Pietro e Paolo. Proseguendo a destra nel transetto sono collocate le tele attribuite a Giuseppe de Musso. La prima rappresenta l'episodio biblico di Giosuè nell'atto di fermare il sole, mentre la seconda a sinistra illustra l'incontro sul Monte Carmelo tra il profeta Elia e i sacerdoti idolatri del dio Baal. Invece, sul lato destro del presbiterio è affissa la tela raffigurante Mosè, che fa piovere la manna dal cielo. Sulla parete sinistra è situata la preziosa e antica tela raffigurante San Felice in cattedra. Sulla stessa parete è collocata la tela che illustra l'episodio biblico di Mosè che fa sgorgare l'acqua dalla roccia, firmata De Musso. Nel braccio sinistro del transetto appare la tela della Madonna del Rosario che raffigura il consueto schema iconografico, la Vergine con il bambino al centro, ai piedi San Domenico e Santa Caterina. Sotto l'altare è custodita l'urna in argento contenente la reliquia del beato Nicola Paglia. Una serie di 15 pannelli illustrano i misteri del Rosario. Il secondo altare della navata sinistra mostra la tela raffigurante il Calvario, mentre nell'altare successivo è collocata la tela che rappresenta Vincenzo Ferrer nell'atto di predicare alle folle. L'unione tra spiritualità e arte conferisce a questo luogo di culto un'immagine di sacralità degna della sua immensa bellezza.